Io ne ho 10 che devono entrare, dove c'è un capo male. Un entusiasmo, una passione, un'emozione del genere, io non mi vedo, io due o tre volte ho avuto i brividi, ho pianto, io durante la presentazione delle squadre, con la sciarpa. Posto di quando ero ragazzino e venivo a vedere prima la Viral e poi la Superga, eccetera eccetera. I ricordi dell'adolescenza, della gioventù e del mio primo amore. È la nostra rivincita contro chi ha tentato in tutti i modi di affossarsi. Dopo, ripeto, come ho sempre detto, oggi la partita vada come vada. L'importante è questo, l'importante è che la città abbia risposto e questo vale 13 anni, 14 di sacrifici, di umiliazioni, di prese per il culo, però siamo rimasti orgogliosi dei nostri colori fino all'ultimo. Ciao Paolo, da Sweet D. Tornare a casa 34 anni dopo è qualcosa di pazzesco. Ho visto gente piangere. Sì, più di qualcuno. Anche qualcuno dei tifosi abbracciarmi così in maniera proprio naturale e spontanea. È stato un grazie. Sì, sì. Bello, dai. Dobbiamo solo divertirci e fare che questa serata sia una delle tante serate di gioia. Ah! Super bene, super bellissima. Mi sono veramente sentito a casa. È stata veramente una mestrinità assoluta. Chissà che questa serata non resti fine a se stessa. Mercoledì saremo sicuramente meno, però insomma penso che la società abbia capito e gli sponsor soprattutto abbiano capito che potenzialità che ci sono a Mestre. E basta sentimentalismi, sto andando ad allenarmi a Nordic con la maglietta del Basket Mestre. Oggi voglio vedere chi che capisce qualcosa da quello che ho indosso. Ciao, ci vediamo mercoledì.